Non abbiamo molto tempo. Trova il modo di uscire. Indirizzato le loro risorse per supportare le nostre ricerche. A quanto pare lo STEM sembra avere la priorità sulle altre ricerche individuali. Gli studi chimici e botanici ora sono diretti alla preparazione dei soggetti per la loro inevitabile connessione. Ora che il prototipo è funzionante, gli esperimenti continuano. Dopo la loro integrazione con lo STEM, i pazienti vengono interrogati a lungo. Hanno patologie peculiari che formano la loro esperienza, ma c'è un denominatore comune. Vivono tutti quanti gli stessi eventi negli stessi luoghi. Il mondo in cui vivono si ingrandisce con l'arrivo di ogni nuovo visitatore. Ciò suggerisce che frammenti di coscienza di ogni utente restino imprigionati nello STEM, creando una comunità. Come se all'interno venisse creato un nuovo mondo. Perdi la concentrazione, Kid. Ti avevo avvertito. Come può esistere questo posto? Non capisco. Cosa sta succedendo? Rubik sa che sei qui. Si nutre di te. Ma ci sono cose più importanti. Quel detective... Joseph non è un problema. Non sospetta nulla. È sacrificabile. In che modo devo dirtelo? Sbarazzatene. È un ordine. Uccidere Joseph non mi aiuterà a trovare Leslie. Non c'è da fidarsi. Lui ti tradirà. Tutti lo faranno quando sapranno che cosa cerchi. Sei avvertita. Sei debole, Kid. E ci stai proprio deludendo. State tutti bene? A posto. Sebastian, proviamo a sollevarla, così Kidman passa sotto e ci apre dall'altra parte. Contiamo su di te. Che strano. Perché ti hanno catturato anziché ucciderti? Lui non mi riteneva una minaccia. Lui? Io so chi sei! Non lascerò che tu lo prenda! Avresti dovuto eseguire gli ordini, Kid! Mm.
rivedere, maledizione! Sapevo che non eri dei nostri! Merda! Perché vuoi costringermi a farlo? Dannazione, Joseph! Non avresti dovuto immischiarti! Ci sono peccati di cui ti vergogni? Un momento. Questa casa... No, non può essere. Mia madre se ne stava seduta e si dondolava sulla sua sedia ad aspettare la messa successiva. Non stava quasi mai con noi. Mi chiedo perché abbia fatto dei figli. Miss Kidman, mi racconti della sua famiglia? Prossima domanda. No, abbiamo rimandato questo argomento fin troppo. È importante per permetterci di conoscerla meglio. Non gliene è mai fregato un cazzo nessuno, troppo presi dalla chiesa. Era più una setta, sembrava una punizione. Non facevo nulla che andasse bene per loro. Ha subito abusi? No. Era più indifferenza. A nessuno importò quando me ne andai. Non mi hanno mai cercata, mai. E non è mai tornata da loro? Sì, un paio di anni dopo. Erano andati via, tutti quanti. Come se l'intero paese se ne fosse andato. Avrei dovuto provare qualcosa, ma non fu così. E come si sente ripensandoci? Allo stesso modo, possono marcire tutti. Ma è stato strano. C'è una statua al centro del paese, un angelo con la testa tra le mani. Quando ero piccola rimanevo a fissarla pensando che fosse triste. Ma ora, credo che persino quella statua sapesse quanto era misera la vita lì. Un posto orribile. Leslie! Leslie, fermo! Di notte restavo a fissare la statua illuminata al centro del paese. Sembrava che piangesse per come veniva sprecata la vita in quel posto.
Un pezzo del mio passato. Deve averlo creato lo stemma. Nella vita cerchiamo costantemente un posto sicuro, una casa alla quale tornare. Immaginiamo quel posto nella nostra mente e ne siamo attratti. Avevi una casa, ma ora quel posto è qui, con noi. Sorprende che sia del tutto indifferente. Non è mai stato spinto dalla paura della Mobius. Il prototipo STEM funziona, ma solo se connesso a Ruben. Ho controllato i dettagli e ha personalizzato il sistema perché funzioni solo con il suo schema cerebrale. L'ho lasciato solo con quel dispositivo troppo a lungo. Mi sono fidato troppo e nonostante la mia competenza non posso sistemarlo. Non posso semplicemente spegnerlo. Ma questo non è il peggio. Lo sanno anche loro. Non mi prenderò questa colpa. Lo trascinerò qui e lo costringerò a ripararlo. Non riesco a immaginare cosa lo aspetta se non lo farà. Sia Leslie. Devo raggiungerlo prima che lo facciano loro.
Leslie, va tutto bene. Ora è sicuro, puoi farmi entrare. Sicuro. Ora è sicuro. Ferito? No. La nozione, ci è mancato poco. Ti ha trovato. Non sei ferito. Più forte. Impossibile scappare. Andrà tutto bene. Chiesa. Come usciremo da qui? Chiesa. Ti prego. La chiesa. Ti prego. Chiesa. 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 Bene. Chiesa. Andiamo. Chiesa. Stammi vicino. Chiesa. Ti proteggerò. Chiesa. Vedi, Leslie, ci siamo quasi. Avanti, ancora un po'. Ma che diavolo, deve essere uno scherzo. Merda. Leslie, devi nasconderti. Non uscire finché non ti chiamo. Si può dire che ho iniziato presto. Entravo di nascosto nel cimitero, rubavo le statue e le nascondevo. Volevo pensassero a una maledizione, ma ogni mattina tornavano al loro posto. Ne avevo abbastanza. Quando imparai a cavarmela da sola, me ne andai, giurando di non tornare mai più. Yeah.
forza, la chiesa è là davanti. Sarà senz'altro più sicuro lì dentro. La tua gente non è la sola a fare affidamento su questo ragazzo. Kidman ci riporterà in quel paese.